Di mattina la situazione è più tranquilla, ma al pomeriggio, dopo le 16.30, qui scatta il parcheggio selvaggio sul marciapiede. Siamo in via Rasori, zona Pavia Ovest, a due passi da Viale Golgi. In tutta la zona in realtà parcheggiare è difficile, ma i residenti spiegano che questa brutta abitudine è pericolosa soprattutto per i pedoni. Dalle 16.30, 17 in poi, si riscontra una sosta selvaggia. In pratica, come ho dimostrato dalle foto, il marciapiede diventa inservibile, per cui mamme con i passeggini, bambini, persone anziane, disabili, sono costrette ad impegnare la sede stradale, quindi mettendo a repentaglio la propria incolumità. Questo qua è un quartiere abitato, specialmente questa strada, ci sono molte persone anziane. E più di una volta si vede la persona, ovviamente, che se anche c'è un bambino, con sé un nonno, ma anche la persona anziana, non riesce a passare e comunque deve impegnare la sede stradale. Tra l'altro, in alcuni palazzi qui ci sono anche delle mamme con bambini, addirittura con gemelle e così via. Non parlo del passeggino gemellare, ma anche un passeggino normale, dalle foto si evince, che non riuscirebbe a passare. Quindi è costretto col bambino ad impegnare la sede stradale. Dato che la situazione prosegue ormai da anni e che i vigili non possono intervenire sempre, il signor Piccone aveva chiesto al comune l'installazione di parapedoni per risolvere il problema, ma l'amministrazione ha spiegato che non è possibile per motivi di spazio sul marciapiede. Bastano qualcuno appunto che disincentivano questa sosta selvaggia e mi è stato risposto che non si può perché c'è stato un decreto ministeriale che non permette l'installazione di questi parapedoni, in quanto il marciapiede non avrebbe più la distanza minima. Però a questo riguardo io dico, ci stanno, come potete vedere, già dei pali della luce che sono addirittura di una circonferenza di 73 cm. Adesso se i parapedoni hanno una circonferenza di 6 cm non andrebbero a togliere niente a nessuno. E inoltre, comunque, tra le due cose, mettere questi parapedoni e permettere invece le persone di andare a impegnare la sede stradale, non penso che sia una cosa. Tra i mali si sceglie il minore. Rimane però una questione di sicurezza, sottolinea il signor Piccone, e spetta al comune dare una risposta ai cittadini. Capisco, come lei sta ribadendo, che i vigili probabilmente non è che possono uscire, magari non è l'unica strada che sta in questa situazione, non possono uscire sempre, diciamo, non escono. Però allora penso che il comune debba farsi carico del problema e cercare di trovare una soluzione, perché nell'ultima mail l'assessore ai lavori pubblici dice: ok, non faccia più queste domande, non daremo più seguito alle sue proposte perché la cosa è infattibile. Sono d'accordo, troviamo una soluzione, o è normale che tutti i pomeriggi il marciapiede venga occupato dalle macchine?